Sono le 4, abbiamo il nostro bel programmino. Per farlo diverso dalle altre volte, abbiamo pensato a questa cosa qua. Lo stesso tema lo racconto prima io e poi lo racconta Fabio. Perché lo stesso tema può essere visto da due punti di vista diversi. Perché io sono più burocratico, lui è più operativo, più progettista, ma siamo due facce della stessa medaglia. Quindi il primo punto, la prima cosa di cui vogliamo parlare è cosa vuol dire retrofit? Cosa implica fare un retrofit? Perché si fa un retrofit? Quali sono i normali retrofit che io ho visto e che Fabio ha visto? Quindi comincio io. Allora. Allora, no, perché si usa una parola inglese per me permane un mistero. Essendo figlio d'arte, papà ingegnere chimico nel tempo che fu, lui mi ha sempre detto, primo, che è una cosa normale. Qualsiasi azienda sana, ogni tanto, periodicamente, aggiorna, sbottiglia, migliora, retrofitta i suoi impianti. Perché? Perché deve seguire il mercato. E i tempi di la dimensione del prodotto, come viene impacchettato, se è il sacchetto da 3 kg o da 30 kg, la lavorazione, il colore, queste cose qui cambiano. Quindi i macchinari che ha comprato a suo tempo non vanno più bene adesso. Oppure il concorrente chiude. Mi ricordo una volta che avevamo un cliente che faceva i nastri adesivi, gli era esploso il concorrente e quindi lui ha revampato la sua linea con i suoi fornisticatori allungandoli. Perché non aveva più concorrenti, quindi le vendite correvano e lui col suo impianto non riusciva a stare dietro le vendite, gli dava fastidio dare ai terzisti. Quindi cosa vuol dire retrofittare? L'esempio di ieri era un'azienda di cosmetica, loro volevano passare dall'attrezzaggio di 28 ore a 8 ore, l'impianto è uguale, il prodotto è uguale, ma allora adesso hanno lotti più piccoli di quelli che avevano tempo fa. Quindi tempo fa potevano accettare 28 ore, adesso non possono più accettare 8 ore, cioè 28 ore. Quindi devono accorciarlo il più possibile. Perché servivo io? C'erano il costruttore e c'era l'utilizzatore. Perché non tutto quello che viene in mente da fare si può fare. Non tutte le cose che si pensa siano vietate in realtà sono vietate. Ci vuole un occhio esterno che ti faccia da grillo parlante, che ti dica sì, questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare e ti dà i vincoli. Poi i progettisti tramite quei vincoli creano e fanno le dinamiche con cui si fanno le magie. Le macchine, i robot, gli impianti hanno mille vite. Sei tu che li rigeneri. Quando l'INAIL dice che le macchine anti-96 sono obsolete, dice una cavolata estrema. Io vedo impianti degli anni 70 che sono fenomenali. Dipende come li usi, dipende cosa ci metti prima e dopo. Cioè non è l'impianto in sé, è la testa che guida il tutto. Quindi cambiare il troppo vecchio non è detto che sia una cosa buona. Cambiare il troppo vecchio, se è marcito, è una cosa buona. Non è che diventa obsoleto da solo, sei tu che lo rendi obsoleto perché non, come se fosse un giardino, te ne devi prendere cura, no? Tu è come se avessi una quercia scolare che poti i rami che non vanno più bene, aggiungi quegli altri, fai gli innesti. E retrofittare è questo, è prendersi cura di un impianto che hai già, aggiungendo qualcosa di nuovo, migliorando qualcosa di vecchio, magari cambiando la posizione nell'isola robotica delle varie macchine, magari cambiando le posizioni di lavoro, magari aggiungendo un robot. Cioè tutto uguale, ma aggiungi un robot e quindi è tutto più automatico, ma ci vuole una progettualità dietro. E qui passo la palla a Fabio, perché la progettualità è più sua. Quindi per te cosa vuol dire retrofittare? Allora, io condivido tutto quello che hai detto, nel senso che è proprio il prendersi cura, l'evolversi, no? È chiaro che uno, che cosa vuol dire retrofittare? Vuol dire modificare, no? Quindi vuol dire, per esempio, aggiungere dei pezzi, togliere dei pezzi, magari anche l'interconnessione, cioè l'interconnessione non nel senso dell'Industria 4.0, ma per esempio, unire diversi processi che prima erano scollegati, no? Magari macchine che prima lavoravano separatamente, si possono unire per fare un processo unico. La ragione per cui si fa, nella maggior parte dei casi, cioè ci sono tante ragioni in realtà, però spesso è un po' quello che hai detto tu, no? Il mercato si evolve, si evolvono i clienti, si evolvono le esigenze, si evolvono le cose per cui è necessario fare. Per cui, diciamo, spesso deriva dal fatto che sono cambiate le esigenze, magari sono anche cambiate le condizioni in cui si lavora, no?
Spesso, per esempio, con gli impianti robotizzati si aggiungono nuovi pezzi, no? Ad esempio, qualche settimana fa da un cliente e loro hanno ampliato, diciamo, la gamma di prodotti che sono in grado di lavorare e quindi devono modificare, cambiare le pinze, cambiare il sistema di visione, cambiare diverse cose che servono ad andare, insomma, a seguire un processo di sviluppo. Perché fare questo, fare retrofitting? Allora, le ragioni sono, secondo me, tantissime. E in realtà sono più o meno le stesse per cui uno in generale, beh, io poi parlo sempre un po' più di automazione robotica, un po' più in generale, ma in particolare l'automazione e la robotica si fanno per una serie di ragioni. Ad esempio, si vuole migliorare un processo produttivo, si vuole renderlo più efficiente, si vuole renderlo più sicuro. Anche questa cosa secondo me è fondamentale, no? Spesso mi capita di vedere, soprattutto. Di sicuro da solo di solito non basta. Sì, cioè il concetto del più sicuro vuol dire, cioè, poi il concetto che hai detto tu prima, cioè più sicuro ma anche più usabile insieme, no? Quello che spesso vedo succedere è, soprattutto quando uno fa le prime esperienze in automazione, diciamo. Si fa costruire, costruisce, compra una macchina, un impianto fatto in una determinata maniera. Nel fare queste cose commette degli errori, ma non per colpa, ma perché è normale, no? Perché magari uno non è riuscito bene a identificare tutti gli aspetti difficili. Il retrofitting spesso è un'occasione per correggere degli errori che sono stati fatti, no? Magari uno nell'utilizzare la macchina si rende conto che quell'operazione fatta in quella maniera lì è difficile, è complicata, è pericolosa, e allora uno dice: aspetta, però modifichiamo questa parte qua, la mettiamo in un'altra in maniera tale da ottenere, per esempio, una migliore sicurezza della macchina, no? Quindi aggiungendogli sistemi di sicurezza, anche perché le tecnologie vanno avanti, no? Quindi è normale che se una macchina magari ha 6, 7, 8 anni, 8 anni, per esempio i laser scanner o i radar di sicurezza che adesso sono abbastanza comuni, sistemi di visione di sicurezza che sono adesso ragionevolmente utilizzabili, sia dal punto di vista, cioè soprattutto dal punto di vista economico, 5 anni fa non c'erano, semplicemente. Oppure hai il sistema di presa, tu devi prendere un pezzettino e tu lo devi settare a mano come lo prende il pezzettino, devi portare a mano il robottino a prendere il pezzettino. Ma adesso con la visione 3D, 2D, magari il robot riconosce se il pezzettino è in posizione o no. Magari questo impianto l'hai fatto 12 anni fa e non esisteva quel sistema di visione, o non era così preciso, non era così affidabile. Quindi tu togli l'attrezzaggio, quel pezzo di attrezzaggio, aggiungendo un sistema di visione. Per fare un esempio Interessante. banale, però aggiungere un sistema di visione non è una cosa banale, perché tu aggiungi una modifica che genera un sacco di conseguenze. Sì. E quindi devi sapere cosa vuol dire, perché se poi il sistema di visione si sbaglia, ti sbaglia tutto il lotto, si spacca tutto, no? Sì. Quindi l'approccio è: io metto questo pezzo in questo punto e fai tutte le regolazioni con le mani, perché lo devi fare con le mani, magari a ripari aperti, perché devi anche muoverlo con gli interblocchi elusi. Metti un sistema di visione che ti toglie l'operaio, ti diminuisce le ore, non si lavora più a ripari aperti, non devi più mettere le mani vicino agli organi in movimento, quindi fai contento uno come me e fai contento l'imprenditore che lavora di più. L'operaio non perde il lavoro, perché se sapeva fare quel lavoro lì, ne fa un altro, perché la fabbrica ha sempre fame di gente competente e brava. Non è vero che quella cosa lì toglie il lavoro a quell'operaio che sapeva fare quello, perché poi la progettazione, chi segue il sistema di visione è sempre lui, mica un altro. Giusto? Sì, poi soprattutto nel retrofitting io dico sempre che un punto fondamentale per far bene un retrofitting, quindi un aggiornamento di un'isola, è quello di ascoltare molto le persone che lavorano lì. Ah, in realtà questo concetto per me è generale anche quando uno compra un impianto nuovo, ma sul retrofitting ha maggior ragione. A maggior ragione bisogna stare molto attenti a quelli che te lo dicono, che sono la memoria storica di quali sono i problemi, di quali sono le situazioni, no? Per esempio questo cliente di cui parlavo prima, loro hanno un sistema di visione vecchio di qualche anno e l'operatore dice: guarda che questo a causa di questo sistema di visione, che quando c'è la luce del sole che viene dentro, soprattutto d'estate, noi qui metà della produzione la buttiamo via perché il robot non riesce a vedere il pezzo, perché, perché, perché.
Allora, facendo così, quindi le persone che vivono lì sono quelle che conoscono di più la macchina e sono quelle che poi dopo si evolvono insieme al sistema, no? Per esempio, questo cliente stiamo proponendo di sostituire il sistema di visione, che è un classico sistema di visione bidimensionale, con un sistema 3D che aggiunge una serie di funzionalità e che rende anche più semplice l'utilizzo dal punto di vista dell'operatore. Quindi, secondo me, è vero quello che dici tu, anzi, l'operatore ha ancora più ruolo quando, anche nel fare retrofitting, assolutamente. Quindi, quando si comincia un retrofit, che è una cosa che ho iniziato ieri mattina, io faccio l'esempio di ieri mattina perché è il più fresco, è ascoltare il capomastro, il conduttore della macchina, quello che fa l'attrezzaggio, perché lui ti dice tutte le scocciature che lo rallentano. Mio papà, Esatto. mi ha spiegato l'esempio, hai una fila di bambini che vanno, tu hai uno che va più lento degli altri, se lo metti all'inizio della coda si forma tipo a cono, no? Lui va e tutti si ingrumano. Se tu lo lasci alla fine, lo lasciano tutti indietro. Tu non puoi fare i due estremi. Quindi tu devi individuare tutti quei punti che rallentano il processo produttivo di quell'impianto che per te è vitale, che per te è quello che dà da mangiare a tutti, perché tutti hanno una macchina che dà da mangiare a tutti e le altre sono di contorno. E quell'impianto lì, quel particolare lì, quindi l'attrezzaggio per passare da 28 ore a 8 ore, o il cambio colore, o la pulizia, o la velocità di ciclo, oppure mentre un pezzo sta lavorando, i robot passano i pezzi, il pezzo già lavorato a fare le altre lavorazioni, così ottimizzi i tempi di ciclo. Questo pensiero lo fa in base a come va, agli operai che hai, perché è la competenza che hai in fabbrica, e alle richieste del mercato che hai. Perché se tu acceleri tantissimo un impianto, ma non hai clienti che comprano, non te ne fai niente. Oppure se tu acceleri tantissimo quell'impianto, ma c'è la lavorazione dopo che è un forno e sempre quelle ore lì si devono fare, non è. Quindi devi individuare qual è, fai un'analisi di processo da solo con il consulente, con gli operai, con i manutentori, eccetera, eccetera, e devi individuare qual è la variabile che fa la differenza. Perché non Sì, tutti i si convertono. questa cosa assolutamente, cioè come quando uno compra un impianto, suggerisco sempre questa cosa, magari chi ha seguito altri nostri webinar l'ha già seguita, ci vuole sempre cioè si parte sempre da un perché. Quindi, ma perché sto facendo questa automazione, questo revamping, quindi il riaggiornamento, un'altra parola che si usa è revamping, ecco, Vero. sono venuti. Quindi l'aggiornamento di un sistema, c'è un perché. Chiaramente che questo perché poi dopo deve essere, no, potrebbe essere per un miglioramento dell'efficienza, potrebbero essere, come dici tu, per tante altre cose. Però bisogna sempre gestirlo come si fa con gli altri, con l'acquisto di un impianto. Quindi bisogna sempre comunque considerare il perché, come lo faccio e qual è il ritorno che porto indietro. Quindi perché, quanto mi costa e quanto guadagno, no? Non è detto che sia un guadagno monetario, magari è un guadagno diverso, potrebbe essere aumento dell'ergonomia della produzione, no? In maniera tale che le mie persone facciano meno fatica, si ammalino di meno, si facciano meno male alla schiena e quindi stiano meglio, producano di più e tutte le conseguenze positive che conosciamo. Quindi ci vuole sempre un bilancio costi-benefici anche su quando si fa un aggiornamento, un retrofit. E quando fai questo bilancio, devi porre la domanda col chi, perché la cosa migliore dal mio punto di vista è farlo col costruttore, ma non è obbligatorio farlo col costruttore, Sì, perché esatto. farlo per il costruttore, lui ha il fascicolo tecnico, lui aggiorna le dichiarazioni di conformità, lui aggiorna il manuale, è sempre la stessa azienda, quindi il rischio per il datore di lavoro di fare cavolate dove la responsabilità è grigia è minore, però magari il costruttore non vuole, perché è una rogna. Perché aggiornare tutta la documentazione e fare quelle differenze è vero che impara esigenze nuove, ma non è detto che guadagni, magari guadagni di più a vendertene un altro. Quindi probabilmente tu scegli un impiantista locale, però ha le competenze per fare quello di cui hai bisogno, ha le competenze per individuare quello di cui stiamo parlando, ha le competenze per fare un fascicolo tecnico, una valutazione del rischio, un aggiornamento del manuale, perché cosa che devi fare? Tu fai quello che abbiamo detto adesso, che è il piano, cosa devo modificare? Poi dici, questo che devo modificare, fai un diagramma di Gantt, succede in questo modo con questi tempi. Uscirà fuori, fai una valutazione del rischio passo passo, del magari le modifiche che nascono, perché poi il progetto si Certo. evolve, sta facendo,
Poi ci sarà l'integrazione del manuale perché le cose che hai modificato nel vecchio manuale non ci sono e poi fare un addestramento agli operai con i nuovi modi, no? Così è. Ecco, è Però quasi scusi. come fare un impianto nuovo, quindi il procedimento è lo stesso. E io volevo tornare un attimo su quello che dicevi prima. Il costruttore è sicuramente colui che conosce meglio la macchina, però i costruttori di base sono organizzati per costruire, cioè sono più concentrati sul fare le cose all'interno del loro stabilimento e renderle il più possibili preparate, finite, in maniera tale da essere sempre più efficienti, veloci, giustamente nell'installare gli impianti. I retrofitting spesso si fanno cioè nel posto dove la macchina, cioè spesso si fanno sempre dove è installata la macchina. E quindi non è detto che un'azienda che è organizzata per costruire macchine e poi dopo sia altrettanto organizzata e efficiente nel fare retrofitting. È vero che c'è tante informazioni, per cui il punto fondamentale, secondo me, che è necessario, che volevo dare come suggerimento importantissimo in questa cosa qua, è la pianificazione. Cioè, il punto fondamentale per fare bene un retrofitting è pianificare bene, cioè capire bene che cosa voglio fare, controllare. Una delle cose che succede spessissimo è quello di non avere corretta la documentazione. Cioè, se non hai giusto lo schema elettrico dell'impianto, se non hai giusto l'aggiornamento del software all'ultima release, se non hai tutto quello che ti serve per avere una vera fotografia in quel momento lì dell'impianto, rischi che poi, quando ti sei messo per strada, ti trovi delle sorprese che scombinano un pochino tutto il ragionamento, tutta la pianificazione che si era fatta. Quindi la parte fondamentale è fare una grossa lavoro di fotografia della situazione attuale, perché lo sappiamo tutti, no? Gli impianti, quando stanno andando, magari anche piccole cose tipo: ho cambiato un relè, ho cambiato un motore, ho cambiato delle protezioni, ho cambiato delle cose piccole che sicuramente sono avvenute durante un periodo, ma nessuno le ha documentate, anche solo le pinze che hanno cambiato. E quindi ci si rischia, soprattutto per me, io quello che vedo più spesso, i grossi problemi sono sui manuali, sugli schemi elettrici e sul software. Lì c'è sempre da andare a Sì. cercarsi un sacco di rogne. Quindi bisogna prima. Oppure spesso gli impianti sono un misto di macchine vecchie e macchine nuove. Cioè, la macchina, l'impianto, l'isola robotica non è tutta dello stesso anno, perché quando l'hanno fatto al tempo per risparmiare, hanno messo dentro qualche macchina che già avevano. Quindi magari c'è una macchina degli anni 80, una macchina del 2010, una macchina del 2020, sperando numeri a caso. Però le tecnologie sono diverse, non è detto che si parlino tra di loro. Le sicurezze sono diverse, non è detto che siano uniformi. Il modo di lavorare tra di loro sono diversi, i tempi di ciclo sono diversi. E quindi sapere che tu non hai i disegni, gli schemi di quella macchina lì perché degli anni degli anta, ma solo quella macchina lì fa quel tipo di lavorazione, quindi non ci puoi rinunciare. Tu devi proteggere tutto intorno in modo tale che l'operatore non vada in prossimità di quella macchina che è meno sicura delle altre. E nel perimetro di sicurezza ci metti le altre macchine mentre questa fa quello che deve fare, tu fai tutte le altre lavorazioni. Ma è un vincolo e deve essere un vincolo conosciuto. E se devi spostare un quadro, magari devi ricablare tutto perché magari quel quadro in quel punto lì non ci sta più, oppure è messo sotto un elevatore e quindi fisicamente l'operaio era scomodo. Quindi vuoi spostarlo, ma spostare un quadro non è una banalità. A dirlo è facile, ma allungare tutti i cavi. E poi lo schema elettrico aggiornato è tutto con ogni cavo il suo numerino con il suo riferimento sul quadro elettrico, sullo schema, o lo schema elettrico è stato fatto perché ci doveva essere? Perché poi c'è anche questo, no? E gli interblocchi passano attraverso un PLC o il modulo di sicurezza, perché magari al tempo non esistevano i moduli di sicurezza, o magari scopre che l'elettricista faceva singolo canale e non doppio canale perché e non l'ha detto a nessuno e nessuno lo sapeva. Scopri anche queste cose qua, no? E questa cosa qui la scopri, è vero che pianifichi, ma la scopri anche facendo. Sì, È come se tu tirassi fuori i problemi strada facendo, no? inevitabile. Perché ci sia qualche sorpresa all'interno di un aggiornamento di un retrofitting, soprattutto se corposo, è inevitabile. Per cui il concetto della pianificazione che io dico sempre è anche quello del dire quanto tempo gli dedichiamo a questa cosa. Perché è chiaro, no? Se io ho una macchina che sta producendo, il retrofitting, se vogliamo, è molto più complicato che fare una macchina nuova.
Perché comunque stai intervenendo su un impianto che già esiste, che già fa parte di un sistema produttivo e che quindi su cui l'azienda già conta in qualche maniera. E per cui, siccome noi nel fare retrofitting gli creiamo dei problemi invece che costruzione, cioè, invece che migliorarlo, perché magari abbiamo incontrato delle sorprese. Quindi avevamo pianificato di metterci 15 giorni per fare questo aggiornamento, ovviamente sto dicendo delle cose così. Poi dopo scopriamo che c'è l'imprevisto, invece che 15 giorni la macchina mi sta ferma un mese e mezzo. Direi che quella produzione lì che avevo pianificato non ce l'ho più. Per cui è sempre molto importante gestire bene queste cose qua, anche per esempio la scelta del quando vado a farla, perché tutti vogliono fare gli aggiornamenti ad agosto oppure a Natale, ok? È sacrosanto, cioè, è chiaro che c'è una logica, però ricordiamoci sempre che ad agosto vogliono fare tutti il retrofitting e ad agosto i fornitori dei motori sono chiusi. Quindi se io all'ultimo momento scopro che mi serve una fotocellula in più o che mi si è rotta una perché nello smontarla era lì da anni ferma e nessuno andava, ma nel momento in cui l'ho toccata si è rotta e il fornitore è chiuso, la mia fotocellula, no? Quindi io sconsiglio sempre di andare a infilarsi ad agosto, perché allora o non hai alternative, ma cose piccole, cose grosse lo sconsiglio per questa ragione qua. Uno, se si organizza, si pianifica, riesce comunque a farlo anche in altri momenti dell'anno, dove uno ti costa di meno. Magari non interessa, ma costa di meno, perché se a me mi viene a chiedere fai la manutenzione ad agosto, io come diciamo, nei panni di un costruttore, di uno che ti fa questo lavoro, ti chiedo di più rispetto a quanto mi chiederesti a maggio. Ah sì? No? Sei così banale? Guarda, È normale perché le richieste sono tante e perché poi dopo tutti, come sappiamo che soprattutto in Italia tutti vogliono andare in ferie d'agosto, per cui i dipendenti di un'azienda ad agosto fanno di tutto per non lavorare e quelli che lavorano costano di più. E quindi c'è anche questo aspetto qua che è fondamentale, per cui la pianificazione è importante. Una cosa che suggerisco io spessissimo, qua andiamo sull'argomento dei suggerimenti, è il fatto di condividere con i tuoi potenziali clienti questo lavoro che stai facendo. Perché uno, come abbiamo detto, siccome nonostante uno possa essere bravissimo a organizzare tutto, il rischio che si trova qualche sorpresa c'è, è normalissimo. Allora, comunicare al cliente dicendo: guarda, che sto andando a fare questa cosa, io ho pianificato, sono stato molto attento, ho pensato di metterci 3 settimane, ma sappiamo come va nel retrofitting, rischio di metterci una settimana in più, quindi rischio di arrivarti con qualche ritardo. In questa maniera uno vince due volte, perché uno fa capire al cliente che siamo attenti a quello che sta facendo, cioè insomma, alla necessità che lui ha di quello che noi facciamo e che quindi lo stiamo comunicando per tempo in maniera tale che uno si organizzi. I due, gli stiamo anche dimostrando che comunque stiamo costantemente mantenendo aggiornato lo sviluppo, quindi non siamo un'azienda seduta nel produrre sempre quella roba lì, ma comunque abbiamo un costante idea di innovazione e di sviluppo, che un cliente non può fare nient'altro che, insomma, pensare che è felice, perché magari serve anche per produrre di più o per produrre con più efficienza e quindi è sicuramente una cosa utile. Le altre due cose che ho visto fare un po' di magazzino, perché magari in queste 3 settimane ci metti 2 mesi, o di avere un Certo. terzista su cui appoggiarti e passare lavorazioni d'emergenza che arrivano a quel cliente a cui tu non puoi dire di no. Poi c'è l'altro discorso: l'impiantista che scegli ha le competenze per le promesse che ti ha fatto? Cioè, sa fare quello che tu gli hai chiesto, perché poi magari lo scopri strada facendo. Le persone che lavorano da te in cantiere, perché alla fine il retrofitting diventa un cantiere, sanno comportarsi in quel posto lì. C'è tutta la parte Giustissimo. di sicurezza documentale per comportarsi lì. Non sono delle scimmie che si arrampicano per passare le canaline in alto come si vedono di solito. Perché poi c'è anche quell'argomento lì. Farlo ad agosto con l'azienda semideserta ti crea dei rischi sul comportamento degli esterni che se lo fai a novembre non hai. C'è anche quel discorso lì. Farlo a dicembre è sempre un'illusione perché dicembre è un mese cortissimo che vola in un attimo e quindi il tempo è una cosa da decidere, ma deciderla come se fosse un progetto. Il progetto il retrofit di questo impianto ha bisogno di questo tempo, a questi vincoli, a queste persone, a queste risorse. Un'altra cosa di cui mi parla sempre Fabio è l'intuitive jogging.
Sì, parlo perché c'ho passione su questa roba. Comunque, il concetto è che cos'è l'intuitive jogging, giusto per raccontarlo, è, diciamo, è un nome che è stato dato da qualche costruttore di robot per rendere semplice la programmazione di un robot. Quindi, invece che doverlo muovere, insomma, con un po' di difficoltà, con unità di programmazione, si prende il robot e lo si sposta. Anche se è un robot di quelli tradizionali, questa roba è comune per i robot collaborativi. Adesso, chi conosca la differenza tra cosa sia un robot collaborativo o un robot tradizionale, non lo so, se non avete qualche dubbio, trovate sia un sacco di video sul mio canale, ma scrivetemi pure che vi posso assolutamente andare più nel dettaglio su questo aspetto. Però l'aspetto della programmazione, di quanto tempo ci metto a programmare, soprattutto se ho degli impianti che spesso vengono programmati nuovi, no? Perché di solito l'inserimento di un nuovo pezzo in produzione non lo consideriamo un retrofitting, no? Non lo consideriamo semplicemente oggi producevo la penna arancione e domani faccio quella viola, è un cambio di produzione, ma magari la penna viola prima non l'avevo mai fatta, no? Quindi è parzialmente un retrofitting. Questo processo qua potrebbe essere uno molto lungo, quello che dicevi tu, prima ci mettevano 28 ore, adesso ce ne vogliono mettere 8. Due, che è una cosa secondo me fondamentale, molto spesso è complesso, perché chi realizza le macchine lo pensa con l'idea dei suoi programmatori, no? Ma il fatto di rendersi autonomi e non aver bisogno di nessun altro nel fare questa cosa significa prendere più possesso di un impianto. Quindi aggiornare un impianto per renderlo più semplice, non solo da gestire, ma anche da inserire nuovi pezzi in produzione, da fare cambi setup e così via. È un retrofitting importantissimo. L'intuitive jogging entra in questo settore qua, cioè aggiungo qualche cosa, oltretutto non è una roba complicata da fare, aggiungo qualche cosa all'interno di un impianto che già esiste, che semplicemente me lo rende più semplice da programmare, più semplice da sviluppare. Quindi non è un aumento efficienza, non è un riduco costi, cioè è un riduco costi in realtà, ma è un qualche cosa di diverso. Questa è una delle possibilità che c'è Perché tu, sulle dietro anzi, l'orto. applicando l'attrezzaggio setup, dai la possibilità al cliente di fare lotti più piccoli, di rispondere più Certo. velocemente alle richieste del mercato. Se invece l'attrezzaggio, il settaggio, chiamiamolo come setup, è lungo, tu tenderai a fare lotti grossi, perché non puoi fermare la macchina per una settimana perché devi attrezzare. Io mi ricordo un cliente che riempie le bottiglie di acqua minerale. E lui ti racconta che passare dalle bottiglie di vetro alle bottiglie di plastica in PET è praticamente impossibile. È una cosa perché cambiano tutti i parametri: la dimensione della bottiglia, come si piega la bottiglia, come gira la bottiglia, come la tappatrice si gira. E quindi fanno prima avere impianti diversi. E quando i costruttori promettono che il setup è veloce da un formato all'altro, nessuno gli crede. Ti farò un esempio. Però la stessa fabbrica vende in tutti e due i formati, vende sia vetro sia plastica. E avere la tecnologia per adeguare da un formato all'altro sarebbe un salto di vita, perché c'è anche il vincolo dello spazio. Un capannone non è infinito e aggiungere un altro capannone non è una banalità, almeno in Lombardia. Quindi riuscire in un momento così strano come questo, 2021, in cui non si sa cosa succede settimana prossima, in cui ho clienti che corrono e clienti fermi. Ho clienti che fanno i turni, record di produzione e clienti in cassa integrazione, in cui c'è un'incertezza totale. Avere un'elasticità con i tempi di settaggio, di setup, di attrezzaggio, ti permette di cogliere delle opportunità che altri non hanno. E magari solo software. Questo intuitive jogging non è detto che cambi le macchine, magari è un aggiornamento software. Magari è aggiornare un particolare, magari è una diversa distribuzione degli spazi, ma non è banale. Che è quello che dicevamo prima, perché tu quando fai una scelta generi una serie di conseguenze che ci devi aver pensato, se no inciampi. Sì, un'altra, per esempio, tu parlavi dell'aggiornamento software, uno dei suggerimenti che do io sempre, che è reso praticabile da recenti, non recentissimi, ma recenti sviluppi, è quello di crearsi quello che si chiama tecnicamente il gemello virtuale, il digital twin. Cioè, se tu devi fare un aggiornamento semplicemente di un software, di un macchinario, il mio suggerimento è sempre quello di provare prima questo software nuovo
in un ambiente virtuale, il digital twin, quindi in particolare se devi rifare il software del robot, devi rifare il software del PLC, devi rifare cose. Esistono adesso degli strumenti che non devi avere, cioè che non è che deve avere chi ha l'impianto, ma ci sono chiaramente aziende esterne che hanno questi strumenti che servono per fare questa cosa, in maniera tale che nel momento in cui tu hai detto ok, ho fatto questo aggiornamento, prima di metterlo dentro la tua vera macchina, lo hai già provato, straprovato e riverificato all'interno di un ambiente virtuale, in maniera tale che il passaggio sia il meno rischioso possibile e il meno doloroso possibile. Poi qua c'è sempre il discorso, soprattutto sul software, di non dimenticarsi mai, ma lo dico, sembra quasi banale, ma purtroppo non lo è, di crearsi sempre il modo di tornare indietro. Perché se durante il processo c'è qualcosa che si incastra, che non funziona, allora piuttosto bisogna sempre avere, che ne so, il backup, il modo di fare il passettino indietro per essere nel caso tornare alla condizione attuale e andare avanti in quella maniera lì. Questo qua secondo me è un punto fondamentale, cioè pensare, c'è sempre un punto in cui non puoi più tornare indietro. Almeno sempre, non è vero, perché se è solo l'aggiornamento software non è proprio sempre vero, ma bisogna saper gestire che passato a un certo punto non si torna più indietro, bisogna per forza andare E quando inizi a fare questo percorso, devi mettere nel conto gli imprevisti. E gli imprevisti sono molteplici: sono l'operaio che si fa male al calcetto, sono il fornitore che non ti dà più quel pezzo, quella cosa su cui avevo contatto manca, un'assenza di informazioni, il cliente più importante che ti chiede quella lavorazione lì a cui tu non avevi pensato e ti serve l'impianto e non ce l'hai. E quel pensiero lì lo devi fare prima, perché se no poi fai male al retrofit, perché stai sclerando. Sì. Perché sei colpito a cazzotti da tutte le parti e siccome quella cosa lì la fai una volta ogni tanto tempo, non è che lo fai oggi, poi il mese prossimo, non devi essere pressato, è come dovessi avere un'isola dove ti concentri a fare solo questa cosa qui. Poi, prima di iniziare, devi capire, io parlo della marcatura CE perché è il mio, se tu esci o entri da una direttiva in un'altra. Per fare un esempio, io faccio sempre l'esempio del periodo perché è più facile. Quelli che facevano le boccette di sapone da vendere agli alberghi, gli alberghi li hanno chiusi a febbraio, non li hanno più riaperti. Al posto di metterci il sapone, ci hanno messo il gel igienizzante, ma non è la stessa cosa. Quindi, adeguare l'impianto dei riempitrici che riempivano sapone a me, adeguarle con il gel igienizzante, ha fatto sì che hanno aggiunto degli aspiratori per togliere le atmosfere esplosive. Ma non è banale aggiungere un aspiratore perché deve avere il collettore, deve avere il ventilatore, deve essere tutto certificato in un certo modo, deve avere il pannello di rottura in caso di fiammata. Sto facendo degli esempi, ma è una cosa che devi aver considerato. E questa cosa qua devi averla considerato con uno che sa di sicurezza di prodotto, non di 81, perché sono due lavori diversi. Perché magari non gli è venuto in mente. Se tu, dopo che hai finito, ti dicono: ma non ci puoi, se non hai la marcatura CE dell'impianto perché non rispetti la direttiva ATEX di prodotto, tu scleri. Perché dici: non posso fermarmi di nuovo, e rimani clandestino. Come quelli che hanno il carroponti non denunciato al CIVA, come all'INAIL. Come quelli che hanno i recipienti in pressione a cui non sanno neanche di averli dentro le presse. Uno deve fare anche un'analisi del campo delle applicazioni delle varie direttive dentro cui entra. Perché magari io per fare quella lavorazione a polveri, adesso c'è stato il problema che quelli che facevano le farine, dai sacchi grossi sono passati sacchi piccoli, perché i ristoranti hanno chiuso, e quindi chi faceva il packaging grosso è rimasto fregato. Chi faceva il packaging piccolo è esploso. Ma non è banale passare al packaging grosso, al packaging piccolo. Non è lo stesso nastro trasportatore, non è la stessa riempitrice, non è la stessa bilancia. E chi faceva il packaging grosso è diventato terzista di quelli che facevano il packaging piccolo. E il tempo di reazione dei migliori è stato istantaneo. Hanno chiamato le persone giuste per passare dallo stato A allo stato B. Ma non ci metti 2 ore. Non ci metti 2 giorni, perché c'è tutta una serie di implicazioni sulla carta che usi, da dove arriva, le nastratrici, gli scatoloni, la riempitrice, le bilance da cui scendono, il software, tutte le tarature. A seconda di dove sei, l'umidità può fare la differenza, temperatura, umidità, gli aspetti ambientali. Questo è stato un anno strano.
questo facciamo un webinar sul retrofit, perché in quest'anno c'è stata un'esplosione di inseguire il lavoro, perché il lavoro a molti è semplicemente sparito. Non è perché gli alberghi hanno chiuso, il turismo non c'è stato più, e una serie di filiere sono le fiere, tutti quelli che fornivano le fiere sono sparite. E tutti quelli che fornivano quelle filiere lì sono rimasti con la terra, cioè gli è mancata la terra sotto i piedi. Ma se sei bravo, il mercato ti conosce, quello che è esploso ti chiama, ma ti chiama a condizioni diverse. E tu magari non hai le macchine per fare quelle condizioni diverse, quindi quelle macchine devi riadattarle. E magari devi adattarle in modo tale che escano da quello che aveva pensato il costruttore di quella nastratrice, di quella confezionatrice, di quell'etichettatrice. E quindi devi iniziare a mettere le mani dove prima non le mettevi, e che rischi ti prendi? E se poi si fa male, adesso non voglio fare di spavento, però sono tutte cose che dovete considerare, Sì, ecco, infatti giusto? magari con tutto quello che stiamo dicendo insomma, ci si spaventa. In realtà è normale nel processo di vita, cioè nella vita di un qualunque sistema industriale, automatico, più o meno automatico, che cioè deve essere normale che ci sia un'evoluzione. No, adesso noi stiamo forse un po' spaventando, dicendo che può essere complicato, ci sono un sacco di rischi, bisogna trovare le persone giuste, bisogna farlo bene. Cioè, lo facciamo, io lo faccio perché preferisco, no, allertare una volta in più, però questo non deve dissuadere dal comunque a portare avanti migliorie, quelle giuste, quelle pensate, organizzate bene, ma che comunque un impianto deve avere un'evoluzione. È vero che ci sono impianti, io per esempio sono stato da un cliente un mesetto fa dove lo raccontavo già in un altro webinar, dove ho visto un impianto che avevo installato io più di 10 anni fa. Identico, preciso, che andato avanti per 10 anni quell'impianto a fare quella roba lì, manutenuto bene, chiaramente periodicamente manutenuto, però è andato avanti 10 anni a fare quella roba lì. Sono casi, ma secondo me sono un po' più rari di quelli che soprattutto, come stai dicendo tu, in questi periodi di forte evoluzione, in cui invece magari c'è bisogno di seguire, di aggiornare, di aggiungere fasi. Per esempio, una cosa che vedo spesso è che i clienti richiedono più qualità. Più qualità in che senso? A parte la qualità proprio della lavorazione, ok? Cioè di ciò che viene fatto, ma anche la qualità dell'informazione collegata al prodotto, quindi tracciabilità, sapere dove sono finiti tutti i pezzi, che percorso stanno facendo. Per esempio, una cosa che è molto collegata all'Industry 4.0. Molti clienti vogliono vedere i prodotti che ti danno da fare, in che fase di sviluppo sono, perché per loro magari è necessario per essere sicuri che poi dopo quando gli arrivino in tempo. Quindi magari vogliono avere un costante aggiornamento di ciò che sta succedendo. Questo si può fare anche su impianti esistenti, cioè su impianti esistenti, l'inserire questo che si chiama, che è un software che oggi facciamo per l'Industry 4.0, ma in realtà si può inserire anche impianti già esistenti, che dà più informazioni ai clienti, no? Quindi ti dice quel prodotto qua è stato il processo è lo stesso, ma semplicemente abbiamo collezionato un maggior numero di dati che sono in qualche modo un servizio in più verso il cliente. Quindi il concetto del retrofitting va pensato, secondo me, soprattutto oggigiorno, con uno spettro magari un po' più ampio, non semplicemente cambio il nastrino, cambio il motore, cambio o aggiorno, aggiungo la pinza, aggiungo il robot, ma anche l'informazione è di valore, quindi magari utile per fare un retrofitting. Nel caso in cui bisogna ricertificare CE l'impianto, perché per vari motivi il retrofitting l'ha portato, cioè una modifica sostanziale, si perde la vecchia certificazione, come si fa? Come si Bisogna fa? fare un fascicolo tecnico, che è un segreto industriale che rimane nella parte del cuore di chi firmerà la dichiarazione di conformità. Ok, poi Chi diciamo la chi la deve può firmare? firmare. Allora, il fascicolo tecnico contiene la descrizione generale dell'impianto. Quindi il layout, a cosa serve, cosa produce, l'elenco delle macchine. Contiene l'elenco della documentazione di ogni singola macchina. Quindi se la singola macchina è correttamente marcata CE, il manuale di istruzione, la dichiarazione di conformità, io sono a posto. Se è una macchina vecchia, ante 96, dovrà avere un allegato 5, dichiarazione di rispondenza, un manuale, eccetera, eccetera. Se manca il manuale, devo fare il manuale, per fare un esempio, no? Continuo, dovrò fare la valutazione del rischio, ma non di ogni singola macchina, ma di come si danno fastidio tra di loro le macchine. Una valutazione del rischio inferenziale tra le macchine.
Perché magari io con unica protezione impedisco l'accesso alle zone pericolose di una delle di più macchine. Quindi Certo. faccio un lavoro insieme basandomi su ogni singola certificazione di ogni macchina. Poi da questo, fa questa valutazione di rischio, nasce il manuale. Il manuale è un manuale cappello a cui si allegano i manuali di tutte le macchine. Non è un manuale particolare di un'operazione, è un manuale che dice, un manuale cappello del nuovo impianto, in cui si allegano tutti i manuali, compreso del vecchio impianto che io ho retrofittato, perché magari lì ci sono delle informazioni vitali che non è che faccio copia e incolla, le lascio lì, perché è giusto che la responsabilità di quello che ha fatto il vecchio rimangano al vecchio. Certo. Fatto il manuale in lingua comprensibile a chi userà la macchina, faccio una dichiarazione di conformità in cui dico impianto batte la pesca, e chi lo firma? E qua si apre la contrattazione. Il chi lo firma è, può firmarlo chi usa l'impianto, perché è colui che lo mette in servizio. Lui ha il potere di firmarlo. Può firmarlo chi ha progettato l'impianto. Se avete avuto uno studio di ingegneria che ha fatto tutta la pianificazione, che stavamo dicendo prima, e ha progettato tutto come funziona, lui può firmarlo. Può firmarlo chi ha modificato l'impianto, che è l'impiantista, può essere il vecchio costruttore o un impiantista locale che è specializzato a fare queste cose qua. Quindi sono tre possibilità. Se lo firma un fornitore che ha modificato l'impianto, è meglio che lui faccia da capocommessa. Perché qual è la cattiva abitudine che vedo nei miei clienti? È quella di dire lo firmi tu, ma io compro direttamente da ogni fornitore per risparmiare. E tu che potere di coordinamento hai con tutti gli altri fornitori? Nessuno, quindi fai da testa di legno. Perché chi marca CE, chi firma la dichiarazione di conformità deve avere un controllo sulla progettazione, su come è stato effettuato l'impianto. Quindi se tu hai un capocommessa che coordina i fornitori, compra, fa, briga, ha un controllo. Certo. Se invece è l'utilizzatore che compra direttamente per risparmiare, ti fa firmare a te solo perché ti ricatta, capite che la firma vale un po' di meno. Chi firma detiene il fascicolo tecnico. La marcatura CE, scusa, il manuale viene consegnato una copia all'utilizzatore, una copia a chi marca CE perché fa parte del fascicolo tecnico, e ci vuole una targhetta nuova apposta che marca l'intero impianto. Questa è la documentazione che devi avere. Se hai misto vecchio e nuovo, devi sistemare il vecchio per quanto ti è possibile. Perché se non puoi usarlo nel nuovo, non potevi usarlo neanche prima. Se stavi usando anche prima, vuol dire che hai delle condizioni con cui riesci a rispettarlo. Perché la marcatura CE guarda come funziona l'insieme. Poi ogni singola marcatura, ognuno risponderà di quello che ha fatto. Tutti i basi che, se no ti ha marcato CE, questo pacchetto di fatto non si può marcare CE, ma per fare un esempio, questo componente qua, lui ti ha promesso che quel prodotto è sicuro. Tu vuoi fare un'analisi di rischi palesi, ma non puoi sapere quelli occulti, non sai come è stato programmato il software, di quello ti devi fidare, non sai il costruttore, non è quell'informazione lì. Fatto questo, c'è la formazione addestramento e l'addestramento deve essere formalizzato. È meglio se lo fa l'impiantista, cioè quello che ha modificato l'impianto, perché protegge sia chi ha modificato l'impianto, sia chi usa l'impianto. È meglio farlo formalizzato ai sensi dell'81-2008, codice fiscale, tutti i dati, perché tu ne formi uno, tu hai un RSVP o una persona tipo me che ha fatto il corso per diventare formatore della sicurezza, affiancato un operatore che sa usare la macchina. Insieme si fa il corso di addestramento agli operai, magari due, magari cinque, che poi a loro volta formeranno i colleghi perché magari cambiano nel tempo. Fai delle slide che sono o un elenco puntato che sono il contenuto del corso. Gli fai l'attestato e quindi dici: attestato del costruttore Batte la Pesca, che ha formato Mario Rossi, accompagnato dall'ingegnere Claudio Delaini o dall'azienda che fa formazione. Ha avuto l'addestramento su questo programma qua e quindi è sia rischio specifica sia addestramento. E sei una, come si Una dice, botta in un da film, sei perfetto. Poi quello va via, uno degli operatori va via, ma se tu ne hai formati così un po', tu riprendi le slide e gliele rispieghi. E fai un corso interno organizzato dall'RSVP e ripeti la stessa cosa, ma ripeti una cosa che ti ha insegnato chi ha marcato CE la macchina. E nessuno ti potrà dire che hai sbagliato. E in tribunale questa cosa è inappuntabile, perché il difetto che manca sempre, quando qualcuno si fa male, manca la valutazione del rischio specifico, manca la formazione e manca l'addestramento. Con questo, come sparare sulla Croce Rossa?
E se tu gli togli questi argomenti qua, magari non gli ha spiegato che non doveva mettere la mano esattamente in quel punto lì, magari gliel'ha spiegato in modo macro, ma ti difendi. Hai Sì. uno strumento, perché quando fai il perito di parte in un processo di infortunio non devi mentire, devi raccontare una verità. Tanto nessuno c'è mai quando qualcuno si fa male, quindi anche l'accusa racconta la sua verità. Io racconto la mia, loro raccontano la sua. Il giudice sceglie quella più verosimile. Quella che gli sembra più plausibile, tanto il giudice in fabbrica non ci viene, quell'impianto non l'ha mai visto. Quindi tu devi costruire una documentazione che non ti costa troppo farla, devi farla mano a mano che ti succedono le cose, se no non la farai mai. Quindi se fai, ripetiamo, facciamo il recap. Ma poi Claudio, ci sono anche, voglio dire, facciamo un sacco di video, foto, selfie che mandiamo anche su internet e così via. Cioè, sfruttarli anche per questa situazione può andare bene, no? Io, per esempio, questa cosa la vedo, io la uso personalmente tantissimo, forse perché non sono timido e quindi anche a vedermi e registrarmi nei video non faccio fatica. Però registrare un video di come si fa una determinata procedura, facendola anche in maniera molto grezza, ormai ogni cellulare c'ha il suo, insomma, c'ha la sua telecamera, è comunque uno strumento valido da inserire all'interno della documentazione dell'impianto che è utilissimo, che si può sempre riutilizzare, che si può sempre rivedere. Perché le videoprocedure sono perfette, perché una cosa scritta non è potente come una cosa video. Noi facciamo i video solamente di YouTube, perché infatti facciamo queste cose. Però è vero che se tu spieghi come fare un settaggio, una manutenzione, facendo un video in cui intervisti la persona mentre lavora e lui te lo mostra, è molto meglio che se gliela spiego io con una Ah, foto complicata. Primo certo. perché io quel lavoro non lo so fare. Io sono uno che parla, che scrive, ma non, cioè non metto le mani lì, non so cosa devo svitare, non so gli spazi, invece il video glieli spiega. E poi l'altro se lo può riguardare al bisogno. Perché tu, se sei un imprenditore, se sei un'impresa, devi rendere le attività ripetibili. Ripetibili a prescindere da chi lavora. Adesso c'è Carlo, domani c'è Mohamed, tra 3 giorni c'è Ian. Le tre persone si guardano il video corto che gli spiega esattamente quella mansione che deve fare e firma che l'ha seguito. Fa magari un test di comprensione scemo che dice sì, nella sua lingua. Quanto ci metti a farlo? Pochi minuti. Perché tu vai Esatto, lì, non è proprio entri nella questo, sezione di cioè molto configurazione. più facile, molto più facile, è sia più efficace che più facile, perché mettersi lì, prima scherzavamo con una ragazza che è arrivata presto nel webinar, no? Che scrivere un manuale non è semplice, perché devi specificare, devi mettere le foto, devi scriverlo in modo chiaro, molto semplice, cioè comunque è complicato, e poi facendolo con un video ci vuole bene, più efficace, e comunque con il video chi scrive manuali può scrivere manuale. Cioè, partendo dal video uno può mettersi lì e scriversi il manuale di quello che c'è scritto dentro il video. Quindi avere una raccolta di video, io ho delle fabbriche, clienti che hanno gli iPad, sono gli iPad, dei tablet dove ci sono tutti i video. Sono a disposizione, allora l'iPad costa un sacco di soldi, ma un tablet ormai con 50-60 euro riesce a averlo. Lo metti lì e uno si va a guardare il video che gli spiega quella cosa lì e magari mentre lo fa vede e non ha bisogno di chiedere di rompere le scatole di essere affiancato, ce l'ha sempre a disposizione, ce ne sono altri, ma dipende cosa lavori, dove sei, che hanno i totem. Ma se hai i muletti che girano, te li tirano giù. Quindi bisogna sempre vedere di cosa Sì, parliamo, perché nella mentre macella. parlavi mi viene in mente anche questa cosa, che una forma di retrofitting è anche questa. Adesso non ci avevo pensato nel momento in cui abbiamo steso il programma però il fatto di anche semplicemente migliorare la documentazione, fare formazione, come stavamo dicendo, fare queste cose è una forma di retrofitting perché rende più efficiente la gestione dell'impianto. Tu Di devi conseguenza. rendere. Il problema che vedo nei miei clienti è che ognuno fa quello che gli pare. Prima c'è Ambrogio, poi c'è Luigi, poi c'è Mohamed, e ognuno ha la sua opinione su come si fa quell'operazione. In fabbrica non ci deve essere l'opinione su come si fa quell'operazione. Quell'operazione si fa in un modo solo e deve essere procedurizzato per essere ripetuto. Se no, non puoi rispettare le varie ISO 9000, 45000, 14000, batte la pesca, no? NCAP, IATF, a seconda del settore qua cambia, sono mille certificazioni che non le so neanche tutte. Tu devi creare un'operazione ripetibile, sicura, efficiente ed efficace, perché questo è. E non è una procedura che è scritta abbandoni lì e fa arredamento.
È una procedura che è utile. Se è utile, la studiano. Se la studiano, lavorano bene. Se lavorano bene, non si fanno male. È una specie di ciclo di Deming. Certo. E questa cosa qua parte dalla testa dell'azienda, non parte dall'ultimo. E deve essere a cascata. E in ogni fabbrica c'è un appassionato di video. E te lo fa quasi gratis perché si diverte, si sente importante. I suoi video poi diventano una cosa che viene usata e condivisa. Migliora la vita in tutto lo stabilimento. Sì. E ho fatto 600 video sul canale YouTube. Non li ho fatti in un giorno solo. Sono dal 2012 che ho iniziato, sono 9 anni. L'abbiamo fatto insieme io e Fabio, non so quanti video e webinar, ma non li abbiamo fatti in un giorno, in sera, non li abbiamo fatti in anni. Prima di iniziare, noi non ci rendevamo conto di tutte le cose che sappiamo, perché noi pensavamo che fosse anche questo video, questo webinar, questo corso a distanza, pensavamo fossero informazioni banali. Invece ci state ascoltando. Io non ero consapevole fossero utili. Me ne rendo conto dai ringraziamenti che sto leggendo qui tutti insieme, e l'evoluzione va avanti, perché quando io mi sono iscritto, quando mi sono diplomato, allora nel 96 è nato Google, ero in terza superiore. Quando è nato Facebook, mi ero appena laureato. Google Plus è morto, cioè è nato ed è morto contemporaneamente. Instagram non so cosa è nato, che è nato dopo. Adesso c'è TikTok, e le cose vanno avanti. Prima fare un video era un parto, nel 2012 era veramente complicato, adesso con queste macchinette qua è una banalità. Ti fanno pure i sottotitoli in automatico con le applicazioni tipo Clips. Usatele queste cose e voi così farete la differenza e miglioriamo come gira il vento. Non possiamo aspettare che qualcuno ci aiuti, perché non ci aiuterà mai nessuno. Noi per questo motivo facciamo questa cosa. Certo, cioè, secondo me l'argomento retrofitting, che ripeto è un argomento fondamentale, adesso siamo quasi alla fine, per cui secondo me è giusto un po' ricapitolare, la chiave è il avere in testa perché si fa l'aggiornamento e soprattutto programmarlo molto bene, perché cioè io vedo tante, si trovano situazioni. Ho fatto tempo fa, se faccio una piccola digressione, ho fatto tempo fa un video, quando ti ricordi che c'era stato quel problema che AstraZeneca aveva detto non riesco a consegnare e raccontavano che c'era stato un problema in produzione, no? E io mi sono immaginato di essere uno di quei poverini che faceva la manutenzione su quella macchina lì, che si sentiva la pressione di tutti quelli che non stavano ricevendo i vaccini addosso. Per fare questo, ecco, non troviamoci in questa situazione qua. Cioè, per fare un retrofitting è una cosa super necessaria, super utile, ma bisogna farla bene. Bisogna gestirla bene, bisogna essere che poi dopo non dormiamo cioè non ci troviamo nella situazione di non dormire di notte perché ci siamo dimenticati quella roba lì o quell'altra o abbiamo sottovalutato. Quindi, secondo me, la madre di un retrofitting fatto bene è uno, sapere perché lo facciamo, quindi qual è l'obiettivo, ma due, quello di organizzarlo bene. Per organizzarlo bene ci vuole purtroppo anche un po' di esperienza, perché è chiaro che, come dice Claudio, perché Claudio ti dice guarda, stai attento a fare questa cosa così, perché ci ha picchiato già il naso, in fin dei conti, no? O perché magari l'ha già visto da situazioni simili in cui non è cascato lui, ma c'è cascato qualcun altro. E quindi è un po' importante riuscire a gestire questa cosa. Di solito i manutentori sono abbastanza bravi a gestire il retrofitting, no? Perché conoscono le macchine, sanno come devono fare. Quindi uno dei player chiave all'interno dei retrofitting sono i manutentori che sicuramente già hai, se hai un impianto automatizzato, oppure se hai una figura esterna, cosa che è purtroppo, io dico, secondo me molto frequente il fatto di avere dei manutentori esterni, e comunque queste figure possono essere utili. Ecco. C'era un punto fondamentale che volevo, che mentre parlavi prima mi era sfuggito, che era questo. Attenzione sui software, perché molto spesso i software non li hai. Cioè, chi compra una macchina non è detto che possieda i software del suo impianto. Perché, come abbiamo già detto in tanti video, non è detto che il costruttore ti dia i codici sorgenti dell'impianto, di tutti i componenti dell'impianto. C'è il robot, se c'è un robot, c'è il PLC,
anche qui se c'è, ci potrebbe essere recentemente la centralina di sicurezza, e questo è un argomento molto, molto, molto delicato. Ci sono il CN, ci sono tantissimi elementi programmabili all'interno del sistema di visione. Il sistema di visione spesso non, cioè, mai ce l'hai il codice sorgente, non è detto che serva, però attenzione che bisogna essere sicuri di avere tutti gli attrezzi, sia fisici che virtuali, quindi software, a disposizione per poterlo far bene, non trovarsi a metà Esatto. strada. Esatto. Se avete qualche domanda, noi siamo qua. Sono arrivati una valanga di ringraziamenti, vi ringraziamo tutti. Non, te lo Grazie racconterò. mille. Sono Grazie. contento che i webinar vi facciano piacere. Ci dicono che aspettano il giovedì pomeriggio per ascoltarci, che è una cosa bellissima. Grazie, grazie. Come Le se mie bambine fossimo non me riattivati. le guardano i webinar, però, Claudio. Dimmi. Le mie bambine non me li guardano i webinar. Gli ho chiesto, ma me lo guardate oggi i webinar? Papà, ma se presto le tue cose dici? Vabbè, è così. Vediamo un po'. No, domande non ne sono arrivate. Secondo me abbiamo finito. Vi ringrazio. Ringrazio anch'io. Ciao a tutti. Ciao a tutti.